ragazzi, sono Lightning e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare lasciate subito un mi piace a questo video perché è l'inizio di una nuova serie, si spera, perché dipende sempre da voi, quindi vi raccomando massimo supporto con i like e soprattutto commentate. Se vi state chiedendo perché, la risposta è semplice. In primis volevo cimentarmi in una nuova sfida con la modalità difficile che vi ho spiegato in questo video, e secondo, ormai non ci giocavo più e a marzo sarebbero stati 3 anni, quindi mi sono detta: non posso chiedervi di resettare le vostre isole per ricominciare a giocare se anche io non resetto la mia isola. Quindi mi sono sentita in dovere di farlo proprio per farvi vedere che alla fine non ha importanza, perché molti sotto al video della modalità difficile mi hanno scritto: no, non resettare, non farlo, no. Magari vedendo la mia isola resettata dopo tantissime ore di gioco, veramente tante, molti di voi si sentiranno stimolati a fare lo stesso. Anche perché se dovevo scegliere tra lasciare la mia isola bella e inutilizzata, perché comunque non ci giocavo più, e rigiocare, beh, io scelgo sicuramente di rigiocare e ricordare i bei vecchi tempi. Non ho fatto video strappalacrime perché comunque il canale è pieno di video ricordi della mia isola, quindi vi raccomando, potete guardarli in qualsiasi momento. Non dovrebbe esistere più il codice sogno, quindi se provate a visitare la mia isola non ci sarà più. Ovviamente mi dispiace, ma è un nuovo inizio, quindi anno nuovo, vita nuova. Se non mi credete, vi faccio vedere che questa è la mia console principale, questo è il mio account, e se io faccio avvia dovrebbe partire praticamente una nuova isola. Come vedete, partiamo subito da Mirko e Marco, era per farvi vedere così non avete più dubbi. E adesso iniziamo a giocare, andiamo a scoprire il nuovo nome dell'isola, che sarà totalmente random, e ovviamente i primi abitanti. Ragazzi, quante vibes positive già da questa schermata. Vi raccomando, lasciate like, perché questa serie andrà avanti solo se ci sarà supporto da parte vostra, e alla fine un like non vi costa nulla, quindi vi raccomando, e fatemi sapere sotto nei commenti se state partecipando anche voi a questa nuova sfida della modalità difficile. Ti diamo il benvenuto al banco del check-in dedicato al pacchetto Isola Deserta di Nook Inc. Ti attendono moltissime sorprese, ma passiamo alle presentazioni. Io sono Mirko, dipendente della Nook. Comunque dobbiamo fare anche un recap delle regole della modalità difficile, perché non le ricordo tutte, quindi qui in questa schermata vi lascio un piccolo riepilogo con tutte le regole. E poi metterò un riepilogo con le missioni giornaliere che dobbiamo svolgere quando giochiamo, ovviamente. Per ogni giorno si intende ogni giorno che giochiamo, ragazzi. Va bene, allora, come vi ho detto, andremo a scoprire il nome random dell'isola, non sarò io a deciderlo, e sinceramente mi sento incredibilmente sollevata da questa cosa, perché ogni volta la scelta del nome è difficile. E scopriremo gli abitanti. Sono curiosa più del nome che degli abitanti, sinceramente. Come nome mi chiamerò sempre Lightning. Come vecchi tempi, sono una nuova Lightning che ha abbandonato la sua isola e è andata su un'altra isola, sono sempre io. Allora, isolana. Qui, beh, rifarei l'avatar più o meno simile a quello che avevo, ragazzi. Oddio, non mi ricordo il naso. Vabbè, non ricordo bene il naso. I capelli, non abbiamo molta scelta. Vabbè, mi tengo questo. Gli altri non sono bellissimi. Carino, cioè il mio primo avatar, quello proprio di Lighty Way, cioè all'inizio era brutto brutto, cioè io come ho fatto a fare quell'avatar brutto non me lo spiego nemmeno io. Adesso tocca alla mappa. Sinceramente una cosa che odiavo all'inizio era avere il municipio proprio davanti all'entrata, quindi vorrei una mappa con un municipio un po' più distante, e credo che l'unica che sia veramente distante sia questa. Prima della partenza abbiamo un'ultima domanda: se potessi portare una sola cosa con te su un'isola deserta, quale di queste sceglieresti? Un sacco a pelo. Capisco, capisco. Ah, scusa. Chiedevo per curiosità. È una domanda standard per chi va a vivere in un'isola deserta. Ragazzi, ora mi esce un driberto o una pashmina. Ve lo sento. Ah no, le ciliegie! No, non mi è uscita pashmina.
Dai, non mi è andata tanto male. Non mi è andato tanto male, ragazzi. Guarda che era fucsia e il rospo non me lo ricordo. Aspetta, girati. Ah, quello con i baffi. Vabbè, dai, non è così brutto. Pensavo peggio. Riberto era brutto. Mamma mia, fa una strana sensazione iniziare in una nuova isola con la neve. Perché quando è uscito il primo Animal Crossing... era primavera, no? C'era il lockdown. Vedevi questo verde acceso, ti dava una vibe pazzesca. Ovviamente in questo pezzo dobbiamo un attimino fare quello che ci dice Tom Nook. Una volta terminata la parte tutorial, dobbiamo iniziare con la modalità difficile, quindi cambiarci, perché vi ricordo che una delle regole fondamentali è creare un look personalizzato e cambiarlo ogni settimana, quindi non potremo utilizzare i vestiti che ci vengono dati, però prima dobbiamo finire questa parte. Ci siamo tutti, sarà meglio fare un appello per sicurezza. Beh, siamo in tre al solito, c'è Fuxia presente, il rospo c'è, e infine Lightning, naturalmente, ovviamente. Ci rincontriamo, amico. Ma questo è sempre lo stesso. Ottimo, non manca nessuno. Presidente, abbiamo qui tre nuovi avventurieri pronti ad iniziare una nuova avventura. Ah, sì. Salve, salve a tutti. Siete i benvenuti sull'isola. Mi chiamo Tom Nook e sono l'amministratore delegato della Nook Inc. Sì, sì, sì. Oggi iniziate una nuova vita su questa meravigliosa isola immacolata. Congratulazioni. Ora, questo è un pacchetto completo, sì. Perciò dei dipendenti della Nook Inc. resteranno qui. Ma così sto divagando. Per ora, concentriamoci sulla semplice tenda iniziale. Rivolgetevi a Mirko e Marco per farvi dare la tenda in questione. E poi cercate il posto in cui stabilirvi. Vi ricordo che gli abitanti dovranno scegliersi da soli il loro posto, quindi non possiamo decidere dove fargli mettere le case. Io me lo sento che la metteranno in mezzo alle scale. Me la sento, guardate. Allora, Mirko e Marco, dimmi. Una tenda tutta per te. Grazie mille. Dove la piazziamo? Allora, carino questo laghetto a forma di stella, sinceramente. Dove la piazzo la mia tenda? Ma ve l'ho detto che la piazzava in mezzo alle scatole questo tizio. Proprio all'ingresso me la deve piazzare la casa. Ma è stupido. Ma ora, questo gioco mi fa innervosire come una bestia. Cioè, con tanto spazio davanti all'ingresso. Ho detto, voglio l'ingresso libero. No. No, me la deve mettere lì la casa. Maledetto. Con tanto spazio, ragazzi. Ma io non ci voglio nemmeno credere. Guardate, veramente. Non ho parole. Io la metto qua, la mia. Cioè, sono senza parole. No, perché ho fatto, vediamo. Questo posto per me è perfetto. Qui va benissimo, dobbiamo per forza accettare, raga, non si può scegliere. Comunque alcuni nei commenti mi hanno scritto, ma come si fa a non imbrogliare? Cioè, come fai a sapere che gli altri stanno imbrogliando? Ovviamente, ragazzi, sta a voi non imbrogliare, perché se no non ha senso. Cioè, questa esperienza, questa modalità difficile serve per coinvolgervi nel gioco. Quindi imbrogliare non ha senso, ma perché voi giocate per voi stessi, quindi non ha importanza. Quindi lo scopo di seguire le regole è per divertirsi e rendere la cosa un po' più difficile. Allora, se posso essere sincera, mi stai già antipatico. Già solo per dove vuoi mettere la casa, guarda, mi dai un fastidio che nemmeno immagini. Qui va benissimo. Una meraviglia. Bello, un posto migliore non potevi scegliere. È perfetto. È stata una decisione difficile. Mizzica, ti sei pure impegnato per scegliere questo bel posto. Le cose giuste.
Sono appena arrivata e non ho nulla da offrirti. Tranquillo, non voglio niente da te. Bentornati, spero che tutti abbiano trovato il posto ideale dove andare a vivere. Sì, avrete l'opportunità di restarci per un po', così potrete giudicare meglio se il posto è adatto a voi. E ora che questa faccenda è sistemata, passiamo alle cose serie. Per esempio, alla festa di benvenuto sull'isola, la faremo proprio qui in piazza con un bel falò. Adesso mi tocca raccogliere la frutta e abbiamo l'obiettivo di raccogliere la frutta da 9 alberi. Ora, mi sa che non ci sono 9 alberi con la frutta qui, quindi penso che finché non ho l'asta, forse questa missione posso skipparla. Comunque, uno, adesso controlliamo. Siamo già al secondo albero. Allora, 3 e 4. Cinque, sei, sette, oddio, forse, sette, otto, oddio, l'ultimo albero, dimmi che c'è. Dimmi che c'è. Ok, no, beh, ci sono, ci sono. Ok, abbiamo raccolto la frutta dai 9 alberi. Abbiamo fatto le missioni NPC. Non possiamo comprare nulla perché non ci sono attualmente negozi. Il primo giorno non si può comprare praticamente nulla. Tieni tutta la frutta che volevi. Ok, è giunto il momento del nome, ragazzi. Ammetto di essere molto molto curiosa. Fiuto una grande opportunità. In qualità di primi abitanti dell'isola saremo noi a darle un nome. Nel rispetto della democrazia metteremo le proposte al voto. La maggioranza vince, va bene? Adesso ognuno di voi dovrà pensare a un nome da proporre. Poi passeremo alle votazioni. Ma lo faremo nel prossimo episodio. Nel mentre ricordatevi di lasciare like e iniziate a viaggiare un po' con la fantasia per vedere quale nome uscirà per la mia nuova isola, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!